Se una persona, diciamo, che viene alla lezione una volta alla settimana, com'è che può avanzare spiritualmente? Che rispondere? Rav chiede se sono sposato. Sì, sono sposato. Allora, dillo a tua moglie, digli, io ti vado a vedere una volta a settimana. Io anche ho altro, un'altra famiglia mia, che io anche vado ogni giorno con un'altra famiglia. Come lo prenderebbe lei? Tu non glielo devi dire, ovviamente, se sappiamo. Studente, no, il mio padre ritornava a casa ogni 6 mesi, una volta ogni 6 mesi. Ok, però tu hai ascoltato la mia domanda, no? Io non ho ascoltato, bene a causa della traduzione. Non lo so, guarda, io semplicemente non posso parlare a te, sto parlando a tutto il clima mondiale. Io non posso... Nessuno di noi può dire alla sua sposa: guarda, io ti vado a vedere una volta a settimana, solamente il resto del tempo io vado a passare il tempo con un'altra famiglia. Così che della stessa forma tu non lo puoi dire a tutto il gruppo e non lo puoi dire neanche al Boré. Dove c'è vero amore, c'è amore. E può esserci, possono esserci diverse di situazioni. Più in là di questo, per sopra di questo, però l'amore, questo amore, e nell'amore tu non puoi amare qualcuno una volta a settimana e il resto del tempo non stare lì.